c'è una palla, no, qui si sta palleggiando noi, è iniziata la partita, sette, guardate come siamo messi, 7 secondi, 6 secondi, c'è un'occasione da gol per l'Ascoli, è un problema del tattica, vai, va avanti, è un problema del credo sia un problema di modulo. Guardate l'azione del gol di loro, guardate, 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 sì, sì, si guardano in due e quello si butta dentro, cioè nessuno dei due che interviene, che capisce che il mediano sta giocando una palla retrocessa, che è normale in quella situazione giocare una palla per poi iniziare a palleggiare. Questo è il primo gol. Hanno cantato a Ricci toglietemi la maglia, ditemi voi se ha sbagliato Ricci in qualcosa, ditemi voi dove ha colpa Ricci nel secondo che abbiamo preso noi, vai avanti. Si sono presentati 6 volte davanti alla porta, da soli. Questa è, cos'è? Inesperienza, ingenuità, non è mica un problema di modulo, giusto? Vai avanti. Questo è questo, secondo voi, 4 contro 4, un centro, non per dare la colpa al passato, un centrocampista esperto qui cosa fa? Qui cosa fa? Qui capita la mano. Bravi, bravi, allora la pensiamo uguale, vai. Questo cos'è? 4-3-3 o si paga l'ingenuità? Vai. Vai avanti. Quindi, secondo voi, cos'è? Fallo. È 4, oltre a essere fallo, no? Che è un arbitro normale, normale, con una squadra che sta perdendo 2-0, qui fischia perché dice che mi frega l'andarmi a casinare. Al massimo lo chiamo una partita che stanno già 2-0, no? Questo è un fallo. Vai. Vai, vai, siamo al quarto gol. E poi è difficile raccontare queste partite qui, perché poi giustamente la gente dice hanno preso 6 gol, è difficile, ma io ho la faccia come il culo e mi vengo a spiegare anche i gol e i risultati presi. Vai, avanti. Questo è il 3-0. No, questo è il terzo. Il terzo. Questo, guardate questo, guardate il difensore, un difensore sereno, esperto, torna indietro. Qui Ricci fa una grande parata, vabbè, palla in aria. Qual è il modo più normale per andare a respingere questa palla? Mettere il calcio d'angolo. Di testa. Di testa. Invece qui si va a tirare di piedi, arriva uno, ci ruba la merenda. Cos'è questo il 4-3-3? No, è una crisi di identità, no, è una crisi di gioco. No. È ingenuità, inesperienza. Andiamo avanti. E testa nel pallone, questo. Sì, in bambola, in bambola totale, perché oltretutto non c'è gli uomini in guida. Da uno meno. Vai avanti. Vai, andiamo al quinto gol. Torna indietro. Guardate i nostri, sono tutti fermi. Guarda, qui c'è uno che vince un contrasto di testa. Cioè, guardate la linea, come la nostra linea schierata, non si chiude la diagonale come Golubovic, va bene? Uno si presenta davanti al pallone, l'unico che parte a cercare di salvare la palla, perché può mettere anche il preventivo che il portiere possa fare una parata, è Golubovic dopo 3 secondi, guardate, cioè siamo fermi, guardate, fermi. Cioè nessuno, questa cos'è? Ingenuità, paura, perché ora nel secondo tempo è subentrata anche la paura, e l'inesperienza. Guardate, siamo sempre fermi. Cioè non c'è uno che dice vado sulla linea, vado a salvare la gol, vado a fare... Questi sono situazioni... Guardate, lì si vince il contrasto con un giocatore che è 1,70 vince l'Ascoli. Io dico, no, sul quinto gol, se c'è un giocatore esperto, con caratteristiche esperte, di fisicità, sai, lo butta il 4 dell'Ascoli, sul 4-0, con giramento di scatole che può avere, lo butta fuori dallo stadio. Invece qui, ci si guarda, siamo tutti ragazzi, ripeto, non sto, li chiarisco per l'ennesima volta, quando io parlo di dati oggettivi, no, cerco responsabilità, né cerco alibi, ho già detto in apertura, tutta colpa mia.